Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti sportivi in città. Nel campionato di Serie D di pallacanestro fare i puntati sulla sfida tra Melfas Basket e Nuova Pallacanestro Messina. Il quintetto di coach Bernardo ospiterà l'ostica formazione peloritana. Messina occupa la seconda posizione in classifica in compagnia del Piazza Marina, a soli 4 punti di distanza dei Gelesi capolista assieme al Comiso a quota 28 punti. Il quintetto biancorosso si presenterà forte dei 14 successi conquistati. Fischio d'inizio della gara domenica alle 18.30 alla palestra Itis di Caposoprano. Non si può dire che è un momento positivo per le squadre gelesi di pallavolo. In Serie C maschile l'Ecoplast Volley ospiterà domani alle 18 al Pala Ecoplast di Macchitella il Volley Gupe Catania per la gara valevole, la 15ª giornata del torneo regionale. I gelesi al penultimo posto in classifica affronteranno l'ultima della classe. Una sfida salvezza fondamentale per i ragazzi di coach Zappalà, che ad oggi hanno conquistato solo un successo. Nel torneo di Serie C femminile il Volley Gela torna in campo al Palacossiga. Fischio d'inizio stasera alle 17.30 contro Eregin Pozzallo. Il sestetto rosa di mister Giacomo Tandurella, dopo la sconfitta dell'ultimo turno contro Modica, scenderà in campo contro la quarta forza del torneo. Obiettivo: tornare al successo per uscire dalla zona rossa della classifica. Il futsal Gela giocherà in casa oggi alle 17 alla palestra Itis contro la SIAC Messina. Il quintetto di mister La Rosa sta vivendo un periodo di crisi di risultati, solo 2 successi nelle 19 giornate precedenti. I gelesi occupano l'ultimo posto in classifica a quota 7 punti, a meno 9 dalla zona playout, a 6 giornate dalla conclusione della regular season. Torneo di carnevale per il Gela Futsal femminile domani a Caltanissetta. Le ragazze di Buscemi saranno impegnate con altre 9 squadre per il prestigioso trofeo regionale.